Direttore Antonio Marino, la legalità per la banca di Acquara ormai è un pallino fisso, istituto di credito sentinella del territorio. Ma noi ci proviamo, ci impegniamo tanto perché la legalità significa che tutti rispettano le leggi, tutti rispettano le norme e quindi c'è eguaglianza e c'è sicuramente più possibilità per tutti. Dove prevalgono i furbi, difficilmente il merito prevale. Quindi ecco perché avere la legalità dappertutto, in tutte le nostre azioni, da parte di tutti, è un bene di cui non possiamo privarci. La banca ha tutto l'interesse perché la banca per prima rispetta le norme, le leggi tutte e quindi ha tutto l'interesse vivere in un ambiente legalizzato e legale. La presenza ad Acquara del comandante provinciale dei Carabinieri, del presidente della commissione antimafia, di giudici, di sindacalisti e di esponenti anche del mondo dell'edilizia, perché la BCC di Acquara lancia anche un progetto per i bandi di appalto. Noi vogliamo lanciare questa sera una proposta sulle gare di appalto, cioè che siano più trasparenti, più democratiche, soprattutto che tutelino il merito, perché solo così possiamo tutelare anche le imprese più deboli, che ultimamente sono quelle che arrancano un po'. Allora per fare ciò c'è bisogno che ci sia la consapevolezza da parte di tutti che questa situazione, così come è adesso, non può andare avanti. Io non sento nessuna impresa che è contenta totalmente di queste modalità di gara. C'è sempre qualcosa. C'è sempre un alone di insuccesso, di preoccupazione per non dire altro. E noi vorremmo una legislazione più chiara e più univoca che desse la possibilità a chi merita di andare avanti, ma soprattutto è nell'interesse dello Stato, perché se un lavoro viene fatto bene è lo Stato che ci guadagna, perché altrimenti un lavoro bisogna farlo 2 o 3 volte come capita, insomma.